Una brutta sconfitta per gli Sporting Mania. Che è successo? Omar Kebil. Siamo troppo forti. Kebil ormai non riesce a parlare. Silenzio stampa addirittura. No. Una brutta sconfitta, sempre con l'Alfa Club. Arrivato un messaggio. Sconfitta che ci può stare in campo. Oddio, la supremazia dello Sporting è stata elevata e si è notata in campo. Però è risultato quello che conta. Che dire, ci sono stati molto nervosismo, soprattutto per il dopo partita. Il primo io, il mio compagno Altamura, ero nervosi. Sinceramente mi dispiace dirlo, ma non mi pento di quello che è successo. Perché con una squadra così poco sportiva, mi dispiace e posso dire quello che voglio, non me frega niente. C'è poco da fare. Perché dopo il fatto dell'articolo che abbiamo gestito l'anno scorso, ok, torniamo pure nelle cose che diciamo abbiamo quasi chiarito. Il minimo dovevano concedermi un giocatore. Guarda, potevi giocare pure tu, Manuel, te lo giuro veramente. Guarda. No, ma basta che a noi serviva un giocatore. Non è tesserato. Abbiamo dovuto fare giocare a Spagna settimo con la febbre a 39, che sta male e si è visto in campo, e Spagnolo che fortunatamente è tornato da Roma in tempo per giocare. Che dire? E Teresi si è sentita parecchio l'assenza di Teresi. Poi, che dire? Io sinceramente i miei compagni faccio tutti i complimenti. Partendo da Misseri, Rizzo, tutti veramente hanno fatto una partita ottima. Che dire? Purtroppo è risultato quello che parlo. Abbiamo perso. Stocca Rangers, Alfa Club, adesso sono in volata, poi vabbè, un passo indietro. Guarda, non per criticare sempre l'Alfa Club, ma ci hanno perso, hanno la parola in più. Però secondo me non hanno dove andare. Cioè... Ma intanto la classifica parla chiaro. Io sinceramente, pure se ci sono state cose brutte tra di noi, gli dico, gli auguro il bene, perché il male non si augura mai. Più avanti vanno, meglio per loro. Ma tornando a noi, migliore chi ti è piaciuto oggi, dei tuoi? Dei miei, guarda, io ti dico tutti. Mm-hmm. Tutti, veramente. Abbiamo corso tutti. Da segnalare anche di Cristina, Misseri, Rizzo, tutti bravi, dai, settimo, tutti. Tornerà la vittoria venerdì prossimo, chi lo sa? No? Sì, non so con chi giochiamo, ma tornerà. Credo che Portogruaro, credo, non lo so. No, i Portopalo e Portogruaro giocano contro, come si chiama? Contro l'Alfa Club, appunto. Ah, quindi forse Cancer Over, non lo so. Vedrai Portogruaro? No, io non tifo contro, io tifo solo per lo Sporting. E se devo tifare per una seconda squadra, il gemellaggio che abbiamo con Rallin Cabra. Io qualche cosa. Ho capito. Che dire? Complimenti, posso fare una cosa soltanto? Aspetta, non ci vado alla camera. Ti devo inquadrare a te, Manuel. Io? Mica è bello, questo sei bellissimo, Manuel. L'intervista a Manuel e Piero. Quanto è tappo Busettolo. Beh, Omar, grazie per avermi regalato questa inquadratura. Ti saluto e ci vediamo alla prossima. Benissimo. Ciao. Volano gli Alfa Club, lo possiamo dire, terza vittoria di seguito contro gli Sporting Mania. E non è un avversario da sottovalutare assolutamente. Capitano Averna, hai una grande squadra, eh? Te ne sei reso conto? Ma sì, già lo sapevo dall'anno scorso, che siamo riusciti a esprimere il nostro potenziale solo alla fine. Spero che con questa serie positiva di risultati, che adesso mi pare che è 9 risultati positivi tra quelli dell'anno scorso, compresi quelli della serie C, quelli di quest'anno, sono veramente soddisfatto. Spero che potremo continuare così e arrivare più lontano possibile. Adesso che abbiamo anche il portiere, quindi. Adesso abbiamo anche il portiere, ha fatto un'ottima partita. Ha giocato bene. Penso che possiamo arrivare veramente, veramente in alto, possiamo giocarcela con chiunque. Quindi infatti oggi con gli Sporting l'avete dimostrato, un 4-2 convincente. Sì, a noi hanno giocato molto bene, perché noi siamo riusciti a chiudere tutti gli spazi, a non farli giocare, non siamo riusciti a impedire di giocare al centrocampo, siamo stati veramente molto, molto bravi. Complimenti a loro che hanno fatto un'ottima partita, anche se hanno perso. Però si vede che meritavamo noi di vincere. I Soccer Angels oggi hanno vinto soffrendo 2-1. Sì, ma anche se hanno vinto contro il Basileros, anche se hanno vinto, noi abbiamo una tripletta di Cristian Abagnate, come al solito si esalta quando. Scusate, abbiamo un disturbatore. Eccolo Walter Buscemi. C'è Walter Buscemi che disturba. Ciao, perché se oggi non segna è davvero un giocatore scarso. Non segnare. È segnato? No, ancora deve giocare. Perciò dicevamo dei Soccer Angels che oggi hanno sofferto. Però comunque noi siamo avanti di 0,2 per la tripletta, quindi siamo contenti di questo. Ci teniamo finché possiamo il primato, poi vedremo. Man mano che si faranno le partite, andremo valutando le nostre possibilità di fine anno e vedremo. Ho capito, vabbè ragazzi, complimenti, ci vediamo. Grazie. Venerdì ciao, prossimo. Ciao Piero! Ciao.